Col 500 e 1 e Stockler in seconda posizione, poi con il 5 e mezzo abbiamo Spitz. Carlo Sutter questa volta non si è fatto sorprendere, mentre con il 527, attenzione che Morf è proprio in traiettoria, se non riuscirà a muoversi nel frattempo. Sì. Bandiere ovviamente gialle che segnaleranno di entrare con calma. Io adesso mi tiro veramente in rettilineo, fuori. Carletto Sutter, ecco, per fortuna si è tolto appena in tempo, tutti girano all'interno, no problem. Oddio, so, non è che c'è un Sutter, Stockler, poi Pitt, Sedler, Rieder, Kaltenbach. Grande! Aia, Goffin and Sutter, no! Carlo Sutter ha deciso di non farsi sorprendere come nella seconda manche, quando sembrava il favorito, ma poi è stato immediatamente anticipato, se non erro proprio da Stockler o da Morf, e quindi ha dovuto poi rimanere in scia, non riuscendo più a passare. Se qualcuno vuole un passaggio, il 578 lo sta offrendo. Ma meglio tolgono. Stiamo tutti all'interno, stretto stretto, per evitare qualunque storia dietro a lui, Stockler. Battaglia 3, vediamo che con le bandiere gialle oggi non si azzardano più a superare, anche perché l'hanno fatto ieri nella prima manche ed è arrivato un cazziatone in tedesco dal direttore di corsa svizzero, che ha lasciato tutti atterriti sparando delle penalità rapide, dritta manca, quindi oggi tutti calmi e tranquilli. Ieri in tre occasioni consecutive sono passati con le bandiere, superando con le bandiere già nel fondo, e di lì è partita una di quelle critiche tremende. Non si chiude più la porta, intanto se ne frega altamente Carlo Sutter, che è davanti e ha un rumore pazzesco quando arriva, sembra che stia perdendo i pezzi. Stockler con la 501, la sua Saab. Oh, quella là! La sfida 3! E poi Scheffler. Kaltenbach dovrebbe essere in quinta posizione. Così è infatti davanti a Rieder e a Hoff. È stata un po' una moria di mezzi, tra l'altro, in questa classe C, perché sono persi un po' per strada parecchia, a parte già l'uscita di Morf appena partiti, poi Analt, Kaiser, Mangel, tutta gente che o non si è presentato o non ce l'ha fatta a partire. Andiamo a vedere, dai 3 secondi e mezzo a 3 secondi sta riuscendo un gap Stockler in seconda posizione, quindi per Carlo Sutter è il momento di stringere i denti e portare a casa questa gara che sembrava assolutamente dominata. Quando arriverà poi sul traguardo, pensiamo che mancherà l'ultimo giro. È già questo? Ah, è già nell'ultimo giro, per quello che Carlo Sutter ha tirato i remi in barca. Questo motivo Carletto non è andato più di tanto, eccolo qua, tranquillo, sereno, portarsi a casa dopo la prima anche la terza manche. Carlo Sutter da avanti a Stockler.